Noi avevamo il dovere di non far dimenticare il nome di mia madre e di non permettere a nessuno di girarsi dall'altra parte. Lo ha detto, visibilmente emozionata, Alessandra Clemente, nel duplice ruolo di figlia di Silvia Ruotolo e assessore ai giovani, in occasione della celebrazione nei giardini di Piazza Medaglie d'Oro dell'anniversario dell'uccisione della madre, vittima innocente della camorra. Con lei hanno partecipato alla celebrazione il padre Lorenzo, il fratello Francesco, il sindaco De Magistris, il presidente della regione Caldoro e numerosi cittadini. Ricorre infatti oggi il 16° anniversario della morte di Silvia Ruotolo. La cosa più importante oggi è quella di far capire quanto tutta la città sia ferita e viene ferita ogni volta ci sono delle tragedie così grandi. Nessuno può dirsi lontano. È difficile scindere due ruoli, è impossibile. Per anni abbiamo chiesto ad ogni persona di sentire questa storia come la propria. Una giornata che poi negli anni abbiamo voluto riempire di colore, l'abbiamo voluta far diventare qualcosa che assomigliasse veramente a mamma. Mamma è una donna straordinaria, la cosa più bella era il suo sorriso, un colore che però oggi non può esplodere perché esprimiamo profondamente la vicinanza a un'altra famiglia, la famiglia di un'altra donna che tragicamente è scomparsa ieri. Questa però è una giornata di resistenza. Perché la memoria produce resistenza, non si può dimenticare, ma tu nel tuo presente puoi ogni giorno dare un senso. E questo è il senso che abbiamo dato a nostra madre, questo è il senso che la città di Napoli dà a Silvia Ruotolo e il senso è quello di camminare concretamente verso il cambiamento, verso la costruzione di una città che assomigli veramente a noi, assomigli veramente alla bellezza che portiamo dentro. Le vittime innocenti sono straordinariamente belle proprio nella loro innocenza e sta a noi ogni giorno decidere in che modo farle profumare di vita. La giornata non si ferma però con la celebrazione del ricordo. Tante infatti saranno le attività in programma proprio all'interno dei giardini di Piazza Medaglie d'Oro, tra cui la presenza di stand di prodotti eque e solidali e punti di lettura. Qui a Piazza Medaglie d'Oro, Piazza Silvia Ruotolo, a ricordare una donna che per mano di camorra ci ha lasciato la pelle nella nostra città. Adesso abbiamo la figlia che si impegna quotidianamente anche nella nostra giunta. Questo significa che le battaglie producono dei frutti, questo è il messaggio più importante. Ricordare non solo per avere un giorno di celebrazione all'anno, ma per rinnovare lo spirito dell'anticamorra, dell'antimafia, della legalità, quella vera, non quella parolaia, burocrate e formalista, ma quella fatta veramente di mani che lavorano e che agiscono ogni giorno per dare dignità alla nostra città. Quindi siamo qui per ricordare e per agire.